sono avuto a carissimo Maurizio, che in questo momento ci hanno avuto tutti quanti qui insieme, come sempre quando ha fatto qualsiasi evento, qualsiasi incontro, e quando sempre ha incontrato tutti, perché in questo periodo qua arriva sempre questa pace insieme a Cassandra, insieme agli altri amici, che i libanesi normalmente si ricordano benissimo la sua presenza, ma non la presenza di un turista che andava in Libano a girare, a guardare le vie di Beirut, la costa, eccetera, e andava fino in fondo, e andava fino ai sobborghi della sofferenza, eccetera, perché lui ci teneva molto ideologicamente, ma ci teneva molto per le persone che sono complesse, per le persone che sono diseredate, cercava di portare tanta solidarietà, infatti prima di partire per il Libano delle volte mi chiamava e diceva: allora Sani, che fai? Guarda, io appena sono tornato da Libano, e allora ci vediamo dopo, quando poi tornava, appena tornava vedeva: a Sani, allora ci vediamo, ti devo raccontare. Qualche volta abbiamo organizzato lui qualche incontro in Libano, anche in Libano, cioè che non stavo io mai per lui, ma lui ci teneva molto di andare fino in fondo. La resistenza libanese l'ha visto un amico molto molto cordiale e un amico veramente militante che si è messo sempre vicino. Ha difeso la resistenza libanese quando tutto il mondo l'aveva abbandonata. Quando lei andava a classificare la resistenza libanese come un'organizzazione di terrorismo, lui invece diceva: no, questi sono gli eroi. Quelli che lottano contro il sionismo sono tutti quanti eroi. Infatti lui aveva capito benissimo che la questione non è soltanto di classi, ma la questione c'è anche un'ideologia mondiale, il sionismo che stava cercando di mandare tutto il mondo. E ha visto in Libano una resistenza che è riuscita a sconfiggere questa parte. Per questo ha voluto sempre stringere i suoi legami con la resistenza libanese. Ed è riuscito perché viene in Libano anche considerato un eroe, un militante nostro, un militante libanese, che ha voluto portare fino in fondo, fino all'ultimo minuto, insomma, le sue lotte, le cause, e specialmente quella palestinese che mi sta molto a cuore, come sta a cuore della resistenza libanese. Quindi, addio Maurizio. Grazie.